rientro a scuola a Sarno e nelle settimane scorse è stato avviato lo screening epidemiologico per gli alunni della scuola dell'obbligo e i test hanno reso possibile intercettare alcuni alunni positivi. Dunque una scelta, quella della verifica con i tamponi a tappeto, che di fatto pare aver bloccato eventuali contagi tra i banchi di scuola. Penso che è stata la strada maestra per garantire una sicurezza maggiore in ordine al Covid-19. Abbiamo fatto uno screening epidemiologico che in questo momento è in fase attuativa perché sta continuando, per far sì, per conoscere se all'interno della scuola potesse esserci qualche bambino Covid-19. Solo così possiamo, come dire, rintracciare e consapevolmente curare. Avete fatto prima dei test rapidi e poi avete fatto i molecolari laddove ci siano stati dei risultati positivi. Che cosa è successo? Perfetto, voglio ricordare alla nostra città che non è semplice per una città di 30.000 abitanti, dove circa il 10% è rappresentato da bambini che frequentano la scuola dell'obbligo, diciamo i numeri, perché nella scuola dell'obbligo, dalla prima elementare fino alla terza media, sono circa 2.000, quasi 3.000 bambini, quasi 3.000 bambini, equivale a un comune di 3.000 abitanti. Questo per far capire che c'è una bella differenza quando si fa uno screening epidemiologico per una cittadina di 1.000, 2.000, 3.000 abitanti e quando si fa uno screening epidemiologico per una città di 31.500 abitanti, perché il 10% è rappresentato da questi bambini. Quindi abbiamo iniziato dalla prima elementare. Questi giorni ancora si stanno effettuando tamponi e abbiamo scelto scientificamente prima il test antigenico, proprio perché su una positività del test antigenico facevamo poi la controriprova con il test molecolare. Avete intercettato dei bambini positivi? Si sono sottoposti al tampone, ed è stato un buon risultato, circa il 70% della popolazione scolastica. 70% è un buon numero, è un ottimo numero, perché statisticamente quelli che non si sono fatti il tampone, automaticamente sappiamo quanto può essere la percentuale di bambini che potrebbero. Ma avendo fatto il 70% della popolazione scolastica, ci siamo resi conto che su 3.000 bambini al momento ci sono stati esclusivamente 3 positivi. Dopo due ordinanze di sospensione delle attività scolastiche, quindi rimandato il rientro a scuola, tra pochi giorni si ritorna tra i banchi e si fa il punto della situazione di quello che è stato lo screening epidemiologico sulla popolazione scolastica, che ha dato comunque dei risultati positivi. Abbiamo cercato di creare tutte le condizioni ottimali per poter dare serenità a chi lunedì sicuramente rientrerà a scuola. Un test non obbligatorio, come è stato preso dai genitori e in qualche modo come li avete riassicurati? Un test non obbligatorio perché è così, nessuno può obbligare un genitore, soprattutto un minore, a dover fare un diciamo, accertamento che comunque è leggermente invasivo, però i bambini l'hanno preso anche come gioco, a dir la verità. E quindi li abbiamo rassicurati soltanto col senso, diciamo, di serenità che potranno avere per i propri figli. Io un messaggio che ho sempre lanciato è quello che la scuola veramente è controllata e tutto quello che avviene sempre all'esterno. Quando si scontra poi con le barriere di protezione poste in essere in maniera veramente adeguata e brillante dai dirigenti scolastici, da tutto il personale addetto, i riferenti Covid ed altro, vengono fuori questi casi che comunque vengono limitati e si dà quella serenità di prosecuzione delle attività scolastiche.